E boom, giusto, giusto in tempo, ragazzi. Ieri la notizia sulla regolamentazione negli Stati Uniti, o comunque quello che è l'inizio di un percorso che probabilmente cambierà delle questioni legate al cripto e soprattutto alla comunicazione da parte dei broker. Si sapeva questa cosa, ma i mercati non la prendono mai bene. Notizia che crea il panico sui mercati. Già ieri pomeriggio è iniziata una fase particolare, un po' strana, un po' fuori dal coro, probabilmente qualche fuga di news su quello che sarebbe avvenuto, poi in serata il patatrack. Allora, che cosa è successo? Facciamo questo video update perché nella giornata di ieri avevamo ipotizzato due strade differenti. Il mercato ha preso la seconda, quindi la fase di andare a chiudere il ciclo mensile direttamente subito, quindi annulla totalmente la possibilità di fare il pump dalla giornata di ieri, perché c'era la possibilità ancora di fare nuovi massimi prima della chiusura mensile. L'annulla totalmente, va in chiusura mensile, quindi tutto rimandato al prossimo ciclo mensile. Andiamo a vedere però un pochettino quello che è successo, facciamo un po' di recap, un video breve e veloce, ma so che tanti di voi lo vogliono. Scusate per la parete nera qui, ragazzi, ma non funziona internet e quindi le mie Philips Hue non funzionano. Come si accendono le Philips Hue se non c'è la connessione? Come si accendono? Va bene, ragazzi, allora vi porto già il grafico dietro di me. Ok, ci siamo, eccolo il grafico davanti. Già nella giornata di ieri, ragazzi, questa qui in pratica che si è chiusa ieri intorno alle scusate, sui prezzi di 63,5, questa candela rotta aveva già modificato quella che era la possibilità che vi avevo detto ieri, che da qui il mercato potesse tentare, oh mio Dio che cos'è questa roba, eccolo qui, da qui il mercato potesse tentare un pump fino ai prossimi massimi per poi andare in chiusura del ciclo mensile. In realtà il mercato è andato diretto da qui, breccando questo minimo che era alla candela precedente del day, la candela precedente probabilmente indicava già la close o la fase di close del ciclo mensile. Quindi stiamo andando nella seconda ipotesi, ragazzi, quindi questa qui, ok, che era la seconda ipotesi che vi ho fatto vedere ieri. Il mercato è stato anche estremamente veloce, tant'è vero che proprio ieri sera, cioè stanotte in realtà, ragazzi, a luna mi sono scattati tutti gli stop in Academy. È successo un macello perché in pratica tutte quelle che erano le posizioni che avevamo attive sono andate e chiuse a stanotte a luna di notte, quindi 00 UTC italiana, perché i trading system hanno chiuso, bloccato quindi l'operatività. Un po' non mi aspettavo una cosa del genere, un po' troppo forte, però tant'è, ragazzi, che come sempre insomma, in questo caso le strategie e i piani di fuga che mettiamo in atto servono appunto per questo, ragazzi, proprio per andare a coprire questi volta faccia del mercato. Davo meno probabilità sicuramente al fatto che Bitcoin potesse fare l'ipotesi 2 che abbiamo visto ieri, davo più probabilità al fatto che tentasse di fare una cosa del genere, ma in realtà non c'è riuscito. Questo significa che la bull run è terminata, che la fase di rialzo dei mercati sta avvolgendo al termine. Molti ancora oggi, ancora di più oggi a dire la verità, parlano della questione legata alla distribuzione. Assomiglia alla Wyckoff che abbiamo visto già a marzo-aprile? Assolutamente sì, ragazzi, però non è detto che questa fase poi vada effettivamente a ricalcare alla perfezione quello che è stato il mese di marzo-aprile. Questo va visto, va ancora sperimentato. Avete visto per esempio il pattern che vi avevo mostrato di topping della domenica? Alla fine era giusto quel topping, però poi in serata la sporcato quel pattern settimanale, ma con il break poi che è avvenuto dei 62 nella nottata di stanotte ha confermato comunque quella pattern di topping. Però nella volta precedente non era avvenuto niente. Allora no. Andiamo sempre a dire basta che sia successo ieri perché si ripeta. Allora, quando analizziamo dei pattern o delle configurazioni, ragazzi, ricordatevi sempre che per avere significatività statistica bisogna che il pattern si ripeta per centinaia di volte con una certa dose di probabilità. Quindi il fatto che aprile marzo abbia maggio abbia fatto la Wyckoff con un sistema distributivo molto simile a quello attuale, assolutamente,
non significa che adesso lo rifà nello stesso modo, anzi potrebbe essere tutt'altro che così, potrebbe essere un giochino. Va bene, allora, come funziona invece la questione ciclica, visto che abbiamo preso la seconda ipotesi che avevamo visto ieri e stiamo andando in chiusura del ciclo mensile? A questo punto approfondiamola, perché il mercato ha buttato già direttamente dei dati che sono abbastanza importanti. Allora, da qui ragazzi abbiamo solo pochi giorni, però vi faccio capire dov'è il problema e perché vi sto dicendo che stiamo andando in chiusura mensile. Perché qui abbiamo solo 19 giorni, però sempre nel video di ieri io vi riportavo due fasi temporali, una iniziava il 20 di novembre e l'altra arrivava fino al 27, e vi ho detto questi sono i 10 giorni di fuoco, iniziare appunto da ieri che era il 15 fino al 25, 10 giorni di fuoco che sono appunto iniziati nel modo peggiore possibile, perché appunto iniziavano al ribasso. Io pensavo prima alto poi giù, invece il contrario ha fatto Bitcoin. Però questo significa che probabilmente chiuderemo questo ciclo mensile entro pochissimi giorni, e poi da lì in poi bisogna capire di che pasta è fatta il mercato. Se si vuole andare a target eventuali o follie sopra gli 80.000, potrà accadere solo e unicamente dopo questo ciclo mensile, come vi ho detto ieri, quindi dopo la chiusura di questo ciclo. Ancora lo può fare, perché vi faccio vedere che non ha invalidato in ogni caso quello che è stato il minimo di partenza del mensile precedente, perché vedete qui il minimo di partenza è il 57,6. Quindi questo mensile che vediamo in questo punto è ancora rialzista. E non è neanche rialzista di poco, è rialzista in maniera accettabile. Ora, la questione qual è, ragazzi? Ne ho parlato oggi in Academy quando ho fatto una super analisi, chiaramente è da ieri notte che noi siamo online, insomma, a sistemare posizioni, a chiudere tutto quello che c'era da fare, insomma, decidere quale alta, eccetera. Insomma, è da ieri notte che infatti fino alle 3 del mattino eravamo ancora connessi tutti quanti. Allora, questa mattina c'è stata un'altra analisi. Allora, un po' un'idea ce l'ho, è un'analisi estremamente complessa di quello che potrebbe fare il mercato nei prossimi giorni, quindi non riesco a dirvela qui. È una specie di fake analysis, ok? Quindi da la riassumo brevemente, ma solo un'idea, perché poi purtroppo, ragazzi, queste cose vanno viste giorno per giorno, quindi bisogna veramente stare proprio attaccati al mercato quando si fa quel tipo di logica, quindi non sono le analisi che facciamo noi che durano una settimana. Lì l'idea potrebbe essere appunto che nei prossimi giorni si va a configurare questa chiusura del mensile non troppo in fondo, quindi non troppo sotto i minimi attuali o più o meno in doppio minimo, e poi si può andare a tentare addirittura il break dei massimi storici. Questa cosa però al momento non abbiamo nessun dato, abbiamo solo queste due candelone rosse, però resta in atto ed è l'idea generale che io in questo momento sto seguendo. Quindi stiamo attendendo di rientrare sul mercato, che siamo usciti ieri sera, e quindi stiamo attendendo appunto il rientro dopo la chiusura di questo ciclo di natura mensile. Allora, dove va a chiudere? Allora, in questa fascia temporale qui, quindi oggi è il 16, fino al 20 c'è tempo. Perché il 20? Perché c'è stata la questione, qualcuno di voi se la ricorderà, legata al fatto che l'ultimo ciclo era iniziato il 21 di settembre, quello abbastanza visibile. Poi quando siamo arrivati qui io più volte ho detto forse siamo sul ternario, forse no, e quindi ho detto vabbè, mettiamo due cicli insieme, che era questa linea che vedete qui, i 60 giorni scadono dopo il 20, quindi qui c'è stato sicuramente un'anomalia di struttura ciclica, probabilmente complicata anche da vedere in base al fatto che Bitcoin comunque sui massimi storici era forte, questo trend molto forte, quindi difficile andare a vedere dei cicli che si muovono su un trend lineare così. Probabilmente è stato un ternario questo, come avevo l'idea che fosse, ma poi è stato impossibile vederlo. Vedete, questa probabilmente è stata la struttura di chiusura di questa grafico, ragazzi. Vedete com'è complicato a volte anche rendersi conto di queste cose, non è nonostante diciamo anni e anni, a volte il mercato comunque si nasconde dietro questi atteggiamenti, è proprio questa la cosa figa in ogni caso, perché ci mette sempre la pulce nell'orecchio e ci fa stare un po' attaccati, insomma un po', no? Anche attenti, ogni giorno si impara qualcosa sui mercati, molto bella questa cosa. Allora,
qui questi giorni saranno probabilmente i giorni in cui il mercato dovrà delineare la sua fase di bara di congestione, o speriamo, perché sarà la soluzione migliore per poi iniziare un nuovo ciclo mensile. Sul nuovo ciclo mensile ci sono diverse ipotesi, lo vedremo nei prossimi giorni, ragazzi, quindi sempre iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, anche perché sono giorni di fuoco, mannaggia la miseria, e sono giorni di fuoco proprio iniziati nel modo peggiore. Va bene, allora questo è quanto, ragazzi. Cosa succede se va a breccare questo minimo 57? Questa mattina, sempre nell'analisi che facevo, indicavo come questo livello qui, anzi l'ho già disegnato, quindi vi faccio solo la linea più spessa, questo è il livello, quindi zona area 56 circa, è un livello che il mercato potrebbe raggiungere con grande facilità se va a breccare questo livello di 58,6, quindi questo minimo che ha fatto proprio nella giornata di oggi. Lo fa, andrà a breccare, tecnicamente dovrebbe farlo, perché ancora a livello tempistico non siamo nei tempi giusti per chiudere il ciclo mensile in questione, perché comunque qualche giorno manca, quindi abbiamo una settimana dopo questa fase che probabilmente sarà il rimbalzo della nuova settimana, del nuovo ciclo settimanale, quello piccolino. Abbiamo probabilmente questi giorni, appunto, come vi dicevo, di grande oscillazione, poi andremo a vedere dove chiuderà questo ciclo mensile, poi da lì facciamo il punto della situazione, perché siamo veramente in bilico fra due ipotesi pericolosissime. Una ve l'accenno qui, perché c'è anche l'idea che il mese di novembre sia proprio terribile, quindi ci porti a livelli che non vogliamo assolutamente vedere, anzi non ve li dico. In Academy lo so, insomma, abbiamo già fatto queste analisi, ragazzi, sono tutte pubblicate lì le analisi che faccio. Semplicemente non mi piace fare spauracchio qui su YouTube, perché qui su YouTube siete tanti, molti di voi non hanno le basi per comprendere determinate cose. In Academy invece sono tutti skillati, hanno fatto i corsi, sono advanced, sono formati, capiscono che cosa significano determinati numeri. Se invece io lo dico qui, ragazzi, succede un patatrack, quindi non va bene questa cosa. Quindi abbiamo due view completamente opposte, ok? Quindi prima aspettiamo la close di questo mensile, dopodiché vediamo se rispetta la seconda ipotesi del video di lunedì, cioè va a fare, tentare di fare nuovi massimi, ragazzi. È andata così, va bene? Ok? Quindi ricordatevi tutta questa view, stiamo andando in close di ciclo mensile e poi si vedrà. Fatemi sapere se siete riusciti a uscire anche voi come me a luna questa notte, cioè alle 00, la chiusura del daily, insomma, in pratica della giornata. E chi di voi è rimasto? Io ho ancora delle posizioni, una pezzettino di posizione di breve long che sta perdendo. Non so se lo chiudo, perché tanto posso andare, diciamo, molto down con quella, perché è piccolina, mentre addirittura la posizione holding è stata nuovamente ridotta, anche quella del 20%, ma quello lo faccio spesso proprio per limitare le oscillazioni del mio portafoglio. Per quanto riguarda altcoin, ce ne sono ancora alcune, perché alcune non hanno invertito il trend contro Bitcoin, quindi attenzione anche a questo, perché c'è da fare riferimento anche a queste cose. Fatemi sapere invece voi che cosa siete riusciti a fare. Qualcuno di voi ha fatto uno short selling e si è beccato questo 10% in leva? Chi l'ha fatto? Me lo scriva nei commenti, sarebbe una figata. Va bene, allora, aggiornamento breaking news già fatto. Ciao, ragazzi.